cari concittadine, cari concittadini, mancano ormai pochissimi giorni alle festività del Natale e mancano altrettanto pochi giorni alla fine dell'anno. È stato un anno difficile, dobbiamo dircelo. È stato un anno che ha condizionato, ha cambiato le nostre vite. Dall'altra parte saranno festività particolari, ci saranno le regole, delle regole un po' strane che vigileranno sulle nostre giornate. Io credo che sarà alle nostre intelligenze, alla nostra forza di volontà a renderle piene lo stesso queste giornate, a renderle piene di umanità, di affetto e anche di azioni per uscire il più presto possibile da questa pandemia. Vedete, questa sera è un grande onore. Ho l'onore, a nome dell'intera amministrazione, di portarvi gli auguri. Certamente lo scorso anno era più facile per me, che preferisco incontrare le persone. Tanti erano gli avvenimenti delle scuole, del mondo sportivo, del mondo culturale, delle associazioni di volontariato. Ora è tramite un video, però non sono meno intensi questi auguri. Ho scelto questo posto, non l'ho scelto a caso. Ho scelto davanti all'albero di Natale che abbiamo acceso come amministrazione per partecipare anche noi alle luci della città. Vedete, questo albero di Natale un po' particolare non è stato messo qui in occasione del Natale, non è stato offerto da qualcuno, tagliato e poi piantato qui. È un albero, una magnolia che già esiste, che vi è sempre stata. Abbiamo messo le luci per illuminare la nostra città, le nostre vie. Bene, noi, quando finirà la pandemia del 2021, continueremo a essere cittadini di Bra. Non saremo persone che vengono da fuori, continueremo a essere cittadini di Bra, ma lo saremo in modo diverso. Io credo che lo saremo in modo più forte e più intenso, perché, come ha detto un grande sindaco dello scorso secolo, Giorgio La Pira, faremo capire che la nostra città, come tutte le città, sono un patrimonio da vivere e da far conoscere, e sono anche un patrimonio che sa accendere la luce sulla storia, perché poi la storia è fatta da tante piccole, medie, grandi città. Ma vi è anche un altro motivo. Vedete, qui davanti, in epoche, in giorni normali, abbiamo soprattutto al mattino e poi verso mezzogiorno, l'una, l'attraversamento pedonale di tantissimi giovani, di tanti studenti, che a volte fanno anche un po' innervosire gli automobilisti perché attraversano in continuazione. Bene, a Natale si parla di dono. Credo che sia importante accogliere il loro dono, chiediamoglielo, un dono dell'entusiasmo di questi giovani. Ne abbiamo tutti bisogno per cambiare la nostra città, ma nello stesso tempo cerchiamo noi di dare noi un dono a loro, un dono di essere protagonisti in Bra con grande senso civico. Sono importanti il dare e l'avere. Scusatemi, da assessore al bilancio era importante ricordare questo. Vi è un terzo motivo. Vedete, abbiamo qui alle mie spalle una bella stazione. La stazione vuol dire arrivi e partenze. Incominciamo dalle partenze. È importante che, grazie ai nostri valori, al nostro agire quotidiano, a quello che fortemente crediamo, ben insieme li sappiamo esportare ovunque, li sappiamo far conoscere a tutti, ma nello stesso tempo gli arrivi, il fatto di far sentire a casa, grazie alle nostre eccellenze della città,
eccellente a 360 gradi far sentire a casa le persone. Ci sarebbero ancora tanti altri motivi. Io credo che questi tre aspetti dell'albero di Natale, dell'attraversamento dei giovani e della nostra stazione, bene, li faccio prima di tutto per me, ma anche per voi, li unisco insieme in un grande, grande abbraccio affettuoso di tanti auguri di buon Natale e buon anno.